C'è per caso una vetta libera da studiare? Suonare in un'orchestra diciamo, è una cosa più unica che rara, per cui se dovessimo essere fra quei 25 fortunati penso sia un'esperienza da ricordare per tutta la vita. Interpreta cantando le note che ci sta, le devi cantare, dagli un'interpretazione. Stabilisci tempo e tonalità. Si bemolle, mi sembra di aver capito. Mi canti un brano tuo a cappella, un pezzo di un brano tuo, sì, a cappella? Sì, come no. Fai un solo, molto sì, libero, molto dinamico, molto... Senti, l'archetto lo utilizzi? L'archetto? L'archetto, sai quell'oggetto? Allora, stiamo provando il solo di Denise sulla lettera I. L'abbiamo fatto due volte. La musica è colore, è dinamica. Le note sono l'ultima cosa. Questo vuol dire continua, vai avanti. Invece così vuol dire ti tolgo. E non è possibile che solisti di questa levatura non siano in grado di rispettare un piano e un forte. Calare un attimo la cresta e pensare, ok, siamo tutti insieme, cerchiamo di far suonare meglio anche chi suona un po' meno bene. Potrebbe alzare il livello di tutti. C'è questo problema dell'accordo. Si va d'accordo? Se abbiamo una chance di suonare in tutto il mondo è suonando questo tipo di materiale e non suonando Ciroli o Donna Lee. Attenzione, eh?